Oggi qui a Lecce, presso il palazzetto di Piazza Palio, è un grandissimo evento. Per la prima volta nel Salento accogliamo il pluricampione del mondo Luigi Busà. È mio onore di essere l'organizzatore di questo evento, supportato dalle persone e dagli amici che sono voluti essere presenti. È una disciplina particolare la nostra, affonda le sue radici nell'antica isola di Okinawa, e affonda le sue radici nella mentalità nipponica, nella mentalità giapponese: onore, rispetto, disciplina. Adesso il karate in proiezione olimpica vuole diventare uno sport. È uno sport che non si deve mai discostare, non si deve mai allontanare da questi canoni, da questi principi. Questo è il ruolo anche di un campione, quello di trasmettere e di promuovere passione. È quello che abbiamo intenzione di fare noi, continuando con questi progetti e con questi eventi. E ringrazio chiunque è stato al mio fianco, tutti. Ringrazio tutti i maestri che hanno voluto partecipare a questo evento e che hanno voluto con me condividere questa esperienza bellissima. Continueremo su questa strada, sempre coscienti che chi ha radici profonde può realizzare l'impossibile. In occasione di questo bellissimo evento è doveroso ringraziare chi è sempre al mio fianco per tutte le organizzazioni e per tutte le manifestazioni che abbiamo intenzione di realizzare. E a proposito, ringraziamo il Poliambulatorio Santa Lucia, il ristorante Corallo, la ditta Comel Impianti Elettrici, Piamonte Graffa Galatone, e i giardini di Demetra, Bed and Breakfast, strada vicina alle Viccione, sempre Galatone. Grazie per essere con me sempre. Buongiorno a tutti, sono Luigi Busà, campione del mondo di karate e faccio parte del Corpo Forestale dello Stato. Che dire, oggi sono venuto qui a Lecce, è stata una bellissima esperienza. Mi hanno accolto benissimo ieri sera il maestro Vittorio Tarantino e il maestro Gino Nosi, per quale hanno organizzato questo evento, e stamattina ho finito la prima sessione con i bambini, che sono ogni volta uno spettacolo. È bellissimo vedere i bambini che sorridono, che ti guardano come punto di riferimento, e un plauso grande va anche ai genitori che sono rimasti qui domenica a guardarli. Potevano fare anche altro, invece sono stati bravissimi, perché questo è uno sport che insegna a rispettarsi e a portare rispetto, quindi è stato bellissimo. Ora dopo continuiamo con gli agonisti. Mi serve anche questo seminario mi serve anche per caricarmi di energia, appunto per vedere tanti ragazzi che ti guardano come idolo, perché appunto prossimamente abbiamo i campionati del mondo che sono a Linz in Austria, e io devo difendere il titolo di campione del mondo, quindi sarà molto difficile, quindi anche da queste cose traggo energia per appunto salire di nuovo sul gradino più alto del podio. E poi per quanto riguarda il discorso lungimirante, noi vediamo che abbiamo sicuramente ad agosto diranno sì per le Olimpiadi del Karate a Tokyo 2020, e potrebbe essere la ciliegina sulla torta per coronare una mia grande carriera. Più grossa manifestazione per la WISP nella provincia di Lecce per il settore del Karate, un momento importante, portiamo un pluricampione del mondo, Luigi Busato, diciamo, quindi, che ci dà l'onore appunto di stare con i nostri ragazzi. Noi speriamo che sia un ottimo incontro di formazione per fare crescere il settore e perché si sviluppi nella provincia di Lecce ancora di più il settore del Karate. Buongiorno a tutti, sono il delegato provinciale FIGCAM di Lecce, i quattro settori, io porto il saluto del presidente Pascotto, e abbiamo un grande evento del grande campione, pure il campione del mondo Busà, e ci ha dato l'onore di vederlo qua a lavorare con noi. È un grande personaggio, una brava persona, un ragazzo molto umile che sta lavorando con noi. È un evento molto importante, e dobbiamo essere, pure che arriviamo maestri, dobbiamo essere sempre dei allievi, sempre allenarci, arrivare alla perfezione che non si arriva mai, perciò abbiamo sempre da imparare anche da lui, che è un ragazzo pure più piccolo di me. E niente, ringrazio tutti quanti, grazie a tutti, e grazie a Vittorio Tarantino che ci ha dato questa possibilità, non solo ad avere il pluricampione del mondo, ma a unire tutti i maestri in un'unica giornata, a lavorare insieme, umili, e fare gli allievi. Grazie.